Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, anzi buonasera a tutti, visto che oggi parlerò di Ronaldo nuovamente, stranamente. Perché parlo di lui? Perché questo argomento di cui andrò a parlarvi è un argomento che io spesso porto avanti, cioè porto avanti negli ultimi tempi da quando la Juve, visto che vedo Ronaldo giocare settimanalmente, e che ho tirato fuori ieri nella live che abbiamo fatto io, Roberto, Stefano e Tommaso, che è solo mondo calcio. Bene, allora, una cosa che può essere banale, ma sul quale in pochi sono soffermati, perché evidentemente essendo Ronaldo il miglior giocatore al mondo, o comunque uno dei due migliori al mondo, mettiamoci anche Messi, chiaramente uno si aspetta che questo giocatore non abbia difetti, ecco, quindi non abbiamo difetti, parliamo solo dei pregi, e se gioca male, vabbè, può capitare, però magari non puntiamo l'occhio lì su difetti che sono abbastanza oggettivi e che sono delle lacune che ama, perché comunque è umano al di là di tutto, anche Messi comunque magari ha dei limiti, visto che comunque ha un fisico che non gli permette di fare certe cose che Ronaldo può fare e viceversa. Voglio parlare del discorso punizioni, perché mi sono accorto, e ci siamo tutti accorti, credo che sia abbastanza unanime la cosa, che Ronaldo le punizioni sembra che non le sappia tirare, o meglio dire, le tira sempre addosso alla barriera, da quando è da noi, chiaramente, nonostante possiamo ricordare tranquillamente la bellissima punizione contro la Spagna ai mondiali, ma anche molte altre punizioni. Però ok, sì, bellissime punizioni, però sembra quasi che queste punizioni che fa Ronaldo le fa qualche volta, gli vengono bene, ma la maggior parte dei casi non le sa fare, non le tira in porta, o perlomeno non dico che faccia gol sempre, perché chiaramente nel momento in cui il portiere la para, comunque mette anche attraverso un palo, comunque direi che l'esecuzione della punizione è molto buona. Però se quest'anno ho visto, non so, 5, 6, 7 punizioni, tutte addosso alla barriera, evidentemente non è che proprio sia un caso, ma evidentemente Ronaldo con le punizioni non ha grande dimestichezza come può avere con il tiro da fuori, non in punizione fermo, quindi non calcio piazzato, come può avere, non so, dimestichezza con il fiuto del gol in area di rigore e così via, ha tantissime altre modi di fare gol, dribblare e così via, ma sicuramente quella punizioni è la sua parte più lacunosa del suo bagaglio tecnico. Allora, io mi sono chiesto, ma questo problema qua me lo sono posto solo io e solo noi, alcuni di noi in questi tempi, o forse qualcuno già scriveva qualcosa al riguardo? E allora ho scritto Cristiano Ronaldo punizioni, una cosa del genere, e sono risalito a un articolo di Fox Sports del 2016 che diceva testuali parole. Il titolo era questo: Real Madrid, Cristiano Ronaldo ha un problema con i calci di punizione. Cazzo, 2 anni fa, parliamo di 2 anni e mezzo fa, questo articolo, 2016. E dice che solo 6 su 151 calci piazzati tra club e nazionali li ha buttati dentro. Quindi di 151 calci piazzati che ha tirato, 6 sono in rete, che è un numero abbastanza, cioè, diciamo, ridicolo di per sé. E quindi molti si chiedono, ma questo Ronaldo qua ha dei problemi con i calci piazzati? E evidentemente qualcuno si è già posto la cosa. Ed evidentemente non è il fatto che Ronaldo alla Juve non li sta calciando bene come una volta e quindi, vabbè, prima o poi li calcerà anche dentro. Ma evidentemente nella sua carriera, avendoli sempre battuti, o perché evidentemente i suoi compagni di squadra non sono neanche al suo livello, quindi sono ancora più scarsi nel batterli, o perché evidentemente essendo Cristiano Ronaldo, un po' come succede da noi, li batte lui perché è Cristiano Ronaldo, che di per sé è un errore, perché secondo me deve battere le punizioni, i rigori, quello che è, chi è più bravo a farli. È chiaro che nel momento in cui c'è un rigore, io lo farò battere sempre a Cristiano Ronaldo, perché tira delle fucilate atomiche, che anche se le fa centrali il portiere lo trafigge sostanzialmente. Punizioni è un po' diverso, perché comunque ci sono delle distanze, sono le posizioni, le traiettorie, le distanze della barriera e così via. Sono tante dinamiche che nei rigori è molto più facile semplificare, ecco, diciamo così. Andiamo avanti, nel 2017 guardo un altro articolo in cui mettono a paragone chi? Messi e Ronaldo nella Liga, erano uno al Madrid e uno al Barcellona, e dicono che sì, come valore assoluto nella sua carriera, anche per un discorso di età, Ronaldo 2 anni in più, e comunque Messi ha iniziato la sua carriera in un momento in cui c'erano altri giocatori che tiravano le punizioni, a posto suo evidentemente, per valore assoluto Ronaldo ha fatto più gol su punizione tra club e nazionale. Dice qua che su 291 tentativi ne ha fatti 57, che non è male 57 se lo prendiamo come valore assoluto e lo mettiamo lì, perché dice cavolo, questo ha segnato 57 gol su punizione, poi però guardiamo, ma questo qua ha avuto quasi 300 tentativi e parliamo solo del 2017, quindi adesso magari avrà 400 tentativi e 65 punizioni, non lo so. Non ho un dato recente, e dicono, beh, così, ma 57, però su 291, Poi uno ti dice che Messi ne ha fatti meno in valore assoluto, quindi non ne ha fatti infatti meno di 57, ma in proporzione a quelli che ha tirato, che mi pare fossero 212, ma non mi ricordo quanti ne ha buttati in rete, la percentuale è migliore. Ok, tralasciamo il fatto che la percentuale comunque è chiaro che all'aumentare dei tentativi
difficilmente aumenta anche il numero di effettivi, perché alla fine si sa che aumenta i tentativi, un po' come i passaggi riusciti. Se uno ha l'89%, 90%, 100% di passaggi riusciti e ne ha fatti 10, chiaramente difficilmente uno che ha fatto invece 100 passaggi avrà la stessa percentuale, perché è normale sbagliare su 100 passaggi almeno 15, so, dico io, magari cavolate di passaggi, passaggi non perfetti, però chiaramente più aumenta ovviamente il numero totale di passaggi che hai fatto, più c'è il rischio di sbagliare. Quindi è una cosa normale. Però è anche vero che recentemente ho letto anche un altro articolo che faceva una classifica basata appunto sui numeri delle punizioni, quindi un articolo recente del 2018 che non sono riuscito a reperire perché ho letto tipo un mese fa, su chi è il più bravo battitore di punizioni. E in questa classifica Ronaldo non primeggia, primeggia appunto Lionel Messi, ma in questa classifica gli sta davanti addirittura, mi pare, giocatori come appunto Pjanic e Dybala, giocatori che non dovrebbero tirare le punizioni al posto di Ronaldo, ma che non le tirano perché c'è Cristiano Ronaldo. Quindi cosa spererei che si facesse? Ronaldo secondo me sa fare bene una cosa, le punizioni oltre i 25-30 metri, quelle da lontano, quelle in cui la barriera è talmente lontana, c'è cioè così tanta distanza che la parabola che si crea con la palla è tale che riesce a farla bene senza colpire la barriera. Diversa la cosa è nel momento in cui prima dei 26 metri, quindi praticamente poco dopo l'area di rigore, lì la potenza non serve sostanzialmente a nulla, ma serve solo una cosa, la precisione. Potenza e precisione insieme, ma non potenza tipo un collazzo proprio pam, sparato sulla porta, ma un modo che sia un attacco forte, in modo che la palla comunque superi la traversa e faccia via fastidio al portiere, altrimenti sei lenta, chiaramente il portiere può anche spostarsi. Però chiaramente ho visto che Dybala e Pjanic, Dybala per un motivo molto simile a quello di Messi, è mancino. Traiettorie diverse, non ho mai capito perché rispetto a quelli destri. E Pjanic perché è molto più simile a come le tirava Pirlo in qualche modo, grande precisione e così via. Ecco. Io credo che abbiamo due grandissimi battitori di punizioni calci piazzati che sono Pjanic e Dybala, che devono sempre, sempre, sempre battere. Poi magari c'è l'occasione in cui hai, anche se io preferirei nel momento in cui ci fosse una punizione di poi 35 metri, 40 metri, non provare il tiro solo per il tentativo di fare un gol bellissimo, che poi magari verrebbe bello, ma proverei da quella distanza, essendo molto lontana, di fare azione, uno schema, no? Qualcosa del genere, che secondo me è molto più utile, molto più efficace. Però, tralasciando questo, si può anche tirare, cioè non è che bisogna eliminare i tiri perché Ronaldo non sa più tirarle. Però chiaramente bisogna farsi intelligenti e sfruttare queste occasioni. Perché talvolta calci piazzati, quando hai due battitori importanti come Pjanic e Dybala e il terzo per importanza è Cristiano Ronaldo, uno dice, cavolo, con questi qua, nel momento in cui mi trovo in difficoltà per il punteggio, ho una partita decisiva, un ritorno di un semifinale di Champions League, che non riesco a sbloccare e mi capita una punizione dal limite dell'area, non rischio di farla con Ronaldo con molta più possibilità di sbagliarla, ma la faccio con Pjanic, la faccio con Dybala, che probabilmente la sbaglieranno anche, ma con più probabilità la faranno giusta. Quindi veramente io capisco che è Cristiano Ronaldo, e quindi è Ronaldo, e o batte lui o si mette a piangere, non lo so. Però farsi un po' più intelligente, riguardare le gerarchie delle punizioni, lasciando Ronaldo i rigori, che anche quelli arrivano, perché arrivano, siamo la Juventus. No, secondo me in quel senso, nel senso che comunque è un gioco molto offensivo, siamo sempre in aria, i rigori alla fine dell'anno ci sono. Secondo me porterebbe a casa molti più punti, o forse non più punti perché li stiamo facendo comunque in altro modo, perché siamo molto forti, ma sicuramente più gol. E quindi chiaramente andrebbe a beneficio sia di Ronaldo, che non farebbe la solita figura di tirare contro la barriera, sia a Pjanic e Dybala che farebbero dei gol. E i numeri di Pjanic e Dybala negli ultimi anni su punizioni sono molto positivi, secondo me. Quindi non vedo perché non dargli a loro. Contando le statistiche, contando che qualcuno si è già posto il problema e contando che ragazzi, parliamoci chiaro, lo vediamo anche noi, Ronaldo non è bravissimo a tirare le punizioni, ha un tiro fortissimo, così via, ma ha solo un modo per tirarle e spesso appunto distanze ravvicinate, quel modo non funziona perché la fisica è uguale per tutti, anche per Ronaldo, cioè non è che viviamo in un altro mondo in cui la fisica è cambiata, cioè chiaramente è quello il principio e quindi veramente andrà a beneficio di tutti quanti. Quindi quest'anno Pjanic gol non ne ha fatti, tranne quello scontro il campionato, mi ricordo quanto fosse, che era un tiro normalissimo, bello ma normalissimo in azione. Perché? Perché questo motivo qua, perché non gliene lasciano tirare né a lui né a Dybala, che ha calato anche il numero di gol considerevolmente sul fronte punizioni, contando che comunque lui gol comunque li fa qualche volta, anche in altre occasioni. Quindi una riflessione da fare, ma anche mettere il punto su una questione che secondo me andava trattata, e che andrebbe trattata anche da chi di dovere. Tutto qua. Come sempre, Forza Juve, ci vediamo domani con il PES pronostico di Juve Roma.
Juve-Roma non me la guarderò purtroppo, però comunque insomma ci aggiorneremo per qualsiasi altra cosa inerente al canale. Forza come sempre, alla prossima, ciao!